Sono nuovi casi di variante Delta accertati dai due laboratori calabresi che hanno effettuato una survey commissionata dall'Istituto Superiore della Sanità a livello nazionale, sequenziando 30 tamponi prelevati nei giorni 21 e 22 giugno. I casi di variante Alfa sono 15, percentualmente quindi dal sequenziamento di tamponi positivi effettuati in Calabria, la variante Alfa ex inglese è ancora maggioritaria, anche se cresce al 30% quella Delta. Tuttavia, ciò non significa che il 30% dei casi positivi nella regione siano necessariamente affetti dalla variante Delta. Nessuna vittima da Covid-19 nelle ultime 24 ore è stata segnalata in Calabria. I nuovi contagiati sono 13, con 2.033 tamponi fatti ed un tasso di positività dello 0,64%. I ricoverati in area medica scendono di 7, mentre quelli in terapia intensiva restano stabili a 6. Forte calo degli isolati a domicilio, meno 309, e dei casi attivi, meno 319, che adesso sono 4.658. I nuovi guariti sono 329. C'è ancora spazio per costruire una coalizione che abbia al centro il riformismo. È possibile creare una proposta giovane che possa esaltare i talenti della Calabria, partendo dalla figura di un sindaco giovane. Le vicende delle ultime ore relative alla centrosinistra confermano quello che dico da sempre. Il nuovo commissario del PD di Cosenza, l'onorevole Cardone, è il killer della candidatura di Nicola Irto. Noi andiamo avanti per la nostra strada, portando avanti i nostri contenuti, le nostre idee, senza sottovalutare i problemi purtroppo presenti nella nostra regione. Così il senatore di Italia Viva e candidato a presidente della Regione Calabria, Ernesto Magorno. Il senatore Magorno continua a lanciare attacchi scomposti al Partito Democratico. Comprendiamo che è l'unico modo per ottenere un po' di visibilità, ma gli vorremmo ricordare che chi semina vento raccoglie tempesta. Chi non sostiene il progetto per la Calabria di Maria Antonietta Ventura sta con il centrodestra ed inizia ad essere sempre più evidente che Magorno vuole ritagliarsi il ruolo di chi lo favorisce. Ma i calabresi sanno distinguere, sono più avanti di quanto lui pensi. Lo dichiara Stefano Graziano, commissario del Partito Democratico della Calabria. Questa ricerca è un modo per far capire all'Europa che cos'è la Calabria e creare maggiore consapevolezza. Proporre il turismo in questa regione è strettamente collegato alla necessità di proteggere l'ambiente, il mare prima di tutto. E quanto ha dichiarato l'assessore all'ambiente della Giunta regionale De Caprio nel giorno della presentazione che si è svolta venerdì mattina in Cittadella regionale dei risultati del progetto SIC Carlit assegnato dalla regione all'ARPACAL che riguarda 14 siti di importanza comunitaria marini della Calabria. Inoltre è stata presentata a Claudia l'innovativa stella marina digitale rossa, strumento di divulgazione della conoscenza ambientale, che sarà diffuso partendo dai comuni che ospitano i SIC in Calabria. Si tratta di un percorso virtuale in 3D dei 14 siti marini di interesse comunitario, fiore all'occhiello del Parco Marino della Calabria. Valorizza le qualità della Calabria da un punto di vista naturalistico e già si sapeva, diciamo, che queste cose le ha fatte la natura. Ma valorizza le nostre strutture tecniche, valorizza la nostra l'ARPA Calabria, la piccola ARPA Calabria che ha lo stesso bilancio della regione Umbria e però ha qualche tratto di costa in più rispetto alla regione Umbria. E con queste difficoltà, con tutte queste limitazioni, porta avanti un lavoro di difesa dell'ambiente, di valorizzazione dell'ambiente con il cuore calabrese, con la sensibilità calabrese. Quindi cogliamo questa occasione intanto per dire che siamo una regione forte, che siamo una regione che ha talento e forza, ma chiediamo aiuto al governo Draghi, chiediamo aiuto al ministro Speranza, gli chiediamo di raddoppiare il nostro bilancio dell'ARPA Calabria, portarlo da 15 milioni, esattamente lo stesso bilancio dell'ARPA Umbria, a 30 milioni. È un aiuto, chiediamo aiuto. Non c'è cosa più bella di chiedere aiuto e non c'è cosa più bella per le istituzioni di dare aiuto. A chi diamo aiuto? Ai nostri figli e ai nostri fratelli della Calabria.
A causa dell'ostruzionismo e arroganza della società A2A, focolai di tensione si stanno allargando su tutto il territorio. Gli agricoltori non hanno l'acqua per l'irrigazione e i bizantinismi di A2A, che continua a frapporre vincoli nei rilasci idrici, ci pone nella condizione di non valorizzare al meglio la nostra agricoltura di qualità e a far perdere reddito agli agricoltori. Lo afferma in una nota Franco Aceto, presidente di Coldiretti Calabria. Siamo stufi, prosegue, dell'eccessivo ruolo operativo che A2A si è ritagliato e del potere che esercita, tra l'altro, in modo irriconoscente, poiché grazie alle risorse naturali calabresi che gestisce, gonfia i propri bilanci. Gli agricoltori e di conseguenza i consorzi di bonifica hanno bisogno di certezze che l'amministrazione regionale deve dare, altrimenti continuerà a mostrare, a volte inspiegabilmente, tutte le sue debolezze. Se sarà così, noi saremo al suo fianco e la sosterremo, altrimenti è evidente che non ci resta che il conflitto, conclude Coldiretti. L'estate calabrese è entrata pienamente nel vivo. Noi abbiamo voluto incontrare l'assessore all'ambiente, Sergio De Caprio, per chiedere direttamente a lui le condizioni del mare in Calabria, sia sul versante ionico che su quello tirrenico. Le emergenze tradizionalmente nel periodo estivo non si fanno attendere ed il problema depurazione in Calabria spesso si ripresenta come un tallone di Achille. Ascoltiamo le risposte di De Caprio al microfono di RTC. Siamo in piena estate, insomma, il monitoraggio cosa dice? Il monitoraggio dice una cosa semplice, che tutti sanno che abbiamo delle aree senza depurazione, senza impianti di depurazione e non c'è bisogno del monitoraggio e non c'è bisogno dell'ipocrisia. Stiamo lavorando tutti per ottimizzare gli impianti che esistono e sì, molti sindaci si stanno impegnando, anche personalmente, disponendo di un tecnico per 18 ore alla settimana. Se lo stanno facendo, stiamo utilizzando, l'ARPA Calabria ci sta aiutando, abbiamo fatto un progetto integrativo per poter rapidamente realizzare opere che ci tolgono dall'emergenza, dalle procedure di infrazione, ma soprattutto che consentono di tutelare il mare e i fiumi. Lo abbiamo finanziato questo progetto, purtroppo l'abbiamo realizzato solo adesso perché il governo ha liberato le fonti, le risorse necessarie solo adesso. L'avevamo preparato già prima della morte del presidente, ma non ci scoraggiamo. Abbiamo la visione di dire, facciamo questi impianti per 67 milioni di euro, lo metteremo online di modo che tutti possano vederlo e con la realizzazione di questi impianti, questi interventi, 500-600 mila euro in un anno si realizzano, porteremo fuori, alzeremo la qualità dell'acqua e del mare della regione Calabria che già è eccellente e lo dimostrano le bandiere blu che abbiamo ottenuto. A Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, si è svolto un vertice su immigrazione e accoglienza. Vi hanno partecipato tra gli altri il presidente facente funzioni della regione Calabria, Spirlì, il capo dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, prefetto Michele Di Bari, l'assessore regionale alle politiche sociali, Gallo, ed il prefetto di Reggio Calabria, Mariani, oltre ai sindaci della Piana di Gioia Tauro. Giornata che abbiamo condiviso con il prefetto di Bari, che è venuto appositamente dal Viminale per parlare di queste due grandi decisioni, cioè la firma di un protocollo che è in via di elaborazione proprio sull'immigrazione e poi anche la ormai decisa istituzione di un CPR proprio per come dire, garantire una giusta collocazione di coloro i quali dovranno essere rimpatriati perché non in regola con le leggi del nostro paese. Una giornata in cui i vari livelli di governo, il Ministero, il Presidente della Regione, la Regione Calabria, che io amo anche per antichi trascorsi, moltissimo, il Comune di Taurianova, tutti i comuni dell'area della Piana di Gioia Tauro, il prefetto di Reggio Calabria, un po' tutti abbiamo fatto il punto della situazione sui flussi migratori e su tutte le misure che possono essere a breve promosse per far sì che l'accoglienza avvenga sempre in dignità.
L'Assemblea straordinaria della SACAL SPA, la società di gestione degli aeroporti calabresi, si è riunita con la partecipazione del 90% della compagine azionaria. I soci, pubblici e privati, chiamati dal Consiglio di amministrazione a deliberare sulla proposta dell'aumento di capitale sociale nel maggiore interesse della società e dell'intero territorio calabrese, con una maggioranza dell'81,43%, hanno approvato l'aumento di capitale di 10 milioni di euro. Nel corso dell'assemblea, i soci, preso atto dell'invito svolto dall'organo amministrativo, hanno manifestato la propria volontà di sottoscrivere l'aumento di capitale già nei prossimi giorni, al fine di consentire alla società di poter far fronte ai propri impegni, e ciò anche in funzione dell'incremento dei volumi di traffico correlati alla stagione estiva. Il GIP di Reggio Calabria Stefania Rachele ha rigettato la richiesta di rito immediato formulato dalla Procura nei confronti del consigliere comunale sospeso del PD Nino Castorina, coinvolto nell'inchiesta su presunti brogli elettorali verificati dalla Digos alle ultime comunali di settembre 2020. Secondo l'accusa, alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Reggio Calabria avrebbero votato un centinaio di anziani che in realtà non si sono mai recati al seggio. Alcuni voti sarebbero stati espressi addirittura da soggetti deceduti. La richiesta di rito immediato è stata rigettata anche nei confronti degli altri indagati: Giuseppe Saraceno, Simone D'Ascola, Francesco Laganà, Antonio Fortunato Morelli, il segretario della Commissione elettorale comunale Antonino Covani ed il presidente di seggio Carmelo Giustra. Per quanto riguarda le motivazioni del rigetto, secondo il GIP, la norma impone al PM o di stralciare le posizioni di reati per i quali risultano insussistenti i requisiti di accesso al rito o di procedere in alternativa nelle forme del rito ordinario. In sostanza, il rito immediato poteva essere accolto, secondo il GIP, solo per alcuni capi di imputazione e per alcuni indagati. Un immobile del valore di 95.000 euro di proprietà di un esponente della cosca Brenna, Bonaventura Corigliano di Crotone, è stato sottoposto a sequestro preventivo dalla Guardia di Finanza, che ha eseguito un provvedimento emesso dalla GIP del Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica. Il sequestro è stato disposto ai sensi del codice antimafia, che impone alle persone sottoposte a misure di prevenzione personale l'obbligo di comunicare per 10 anni ogni variazione del proprio patrimonio che superi la cifra di 10.329 euro al nucleo di polizia economico-finanziaria, ove risiede. Non siamo qui per piangere, ma per ringraziare Dio Uno e Trino che ha voluto suscitare in mezzo a noi e per noi il Vescovo Emerito Antonio. Solo agli occhi degli stolti pare che egli sia morto, ma attraverso la sofferenza e il transito da questo mondo, Dio lo ha voluto provare per trovarlo degno di sé. Lodiamo ed esaltiamo insieme il Signore Dio Onnipotente che regnerà per sempre sui giusti. Sono le parole tratte dall'omelia dell'arcivescovo di Catanzaro Squillaci Vincenzo Bertolone al funerale dell'arcivescovo emerito Antonio Cantisani, svoltosi nella Basilica dell'Immacolata a Catanzaro. Abbiamo chiesto a Monsignor Bertolone quale sia l'eredità che lascia Monsignor Cantisani. La testimonianza della sua vita, intensa, ricca sotto ogni punto di vista. Quindi un santo cristiano, da laico, da prete, da vescovo, da arcivescovo, ha cercato di testimoniare la parola di Dio, Cristo di cui era innamorato. E lo ha fatto con entusiasmo, con passione, con animo giovanile fino alla fine. A tutti dico, ecco anche sul suo esempio, amiamo il Signore. In tanti erano presenti per un ultimo affettuoso saluto personalità del mondo ecclesiastico, politico, militare, culturale, intellettuale, tanti sacerdoti insieme a numerosi fedeli, presenti anche i nipoti di Monsignor Cantisani. Noi abbiamo incontrato un nostro collega e nipote del compianto presule che porta tra l'altro il suo stesso nome, Antonio Cantisani. Il suo percorso ha cadenzato la nostra vita, insomma, noi siamo. Abbiamo girovagato per la Calabria, poi di fatto insieme a lui quando eravamo piccoli, lui era a Rossano e noi siamo cresciuti a Rossano, poi è venuto nell'80 a Catanzaro e noi abbiamo incominciato a conoscere e amare Catanzaro insieme a lui. È stata e sarà la nostra stella polare e morale. È stato un grandissimo uomo in generale, proprio perché lui ha Insomma, come si può dire, ha affrontato la vita,
assaporandone tutta la bellezza e facendola assaporare a tutti gli altri la bellezza della vita. Le nostre condoglianze di RTC e del giornale di Calabria Online. Grazie. Partono dalla 3 luglio anche in Calabria i saldi estivi, partenza che coincide con quella della maggior parte del paese. Dureranno fino al 1 settembre. Secondo la consueta indagine condotta dall'ufficio studi di Confcommercio, quest'anno in Calabria la spesa media per famiglia si aggirerà sui 168 euro e 72 euro la spesa pro capite. Per quel che riguarda la tipologia di prodotti acquistati, si confermano oggetto di interesse delle famiglie calabresi prevalentemente i capi di abbigliamento, le scarpe e gli accessori, mentre rivolgeranno minore attenzione verso articoli sportivi e prodotti di pelletteria. In merito alla propensione agli acquisti, è scritto in una nota di Confcommercio, si è rilevato che la percentuale delle famiglie che aspetta gli sconti per effettuare i propri acquisti è superiore rispetto a quella che rimane indifferente ai saldi. A Cosenza, a Villa Rendano, è stato inaugurato Genius Loci, un itinerario immersivo che si aggiunge all'offerta culturale del Museo Multimediale Consenzia Itinera, nel quale è narrata in 7 sale la storia della città Abruzia. Il Museo Multimediale Consenzi Itinera, nato come atto donativo della Fondazione Giuliani nel 2017, sigla oggi un secondo importante traguardo. Il primo percorso digitale raccontava la storia millenaria della città di Cosenza con l'obiettivo di riposizionarla nel cuore degli abitanti. Questo nuovo percorso, Genius Loci, alla ricerca dello spirito dei luoghi, quindi un viaggio immersivo nel cuore della città, che è appunto il centro storico, persegue un altro obiettivo di tipo motivazionale, quindi quello di suggerire ai cittadini una vista lucida, obiettiva, anche come dire autentica dell'attuale centro storico, della sua bellezza, del suo antico ruolo, ma anche del suo attuale degrado, e superare la barriera dell'indifferenza, partecipare attivamente, viverlo, riviverlo, rivitalizzarlo e prendersene cura, perché soltanto in questo modo la città vecchia potrà continuare ad essere il cuore pulsante di Cosenza, come noi appunto della Fondazione Giuliani crediamo. Il nuovo percorso, ideato e promosso dalla Fondazione Attilio ed Elena Giuliani, ha la finalità di raccontare i luoghi del centro storico di Cosenza, tra luci e ombre, per creare nei cittadini, oltre all'orgoglio delle proprie radici, anche un senso di cittadinanza attiva. Gli obiettivi sono molteplici, anche le modalità con cui cercheremo di perseguirli. Intanto questo percorso, che si snoda anch'esso in 7 stanze, è improntato su un racconto dei luoghi, quindi non più un criterio cronologico ma topologico, e in ogni luogo è un binomio, come dire, caos e stasi, natura e cultura, fa da sfondo alla narrazione. Cercheremo di coinvolgere sicuramente le famiglie, le scuole, i cittadini, con progetti di cittadinanza e costituzione nelle scuole superiori, con giornate anche di programmazione partecipata, coinvolgendo le associazioni che già questa mattina hanno visto il percorso, coinvolgendo le istituzioni, proprio nel principio della sussidiarietà che anima la Fondazione Giuliani. Affiancami a chi dormi al sonno. Esperimento musicale perfettamente riuscito, quello che ha visto l'esibizione del Sabatum Opera Symphony sia nella data del 25 giugno al Museo Pitagora di Crotone che in quella del 26 giugno al Castello Svevo di Cosenza. Due concerti attesi dopo 2 anni di fermo che hanno suggellato la ripartenza del progetto artistico, vedendo una nutrita partecipazione di pubblico che ha apprezzato particolarmente i 2 eventi e ha avuto modo, dopo un lungo periodo di vita sospesa, di godere della musica, dell'arte, della cultura e della magia dei luoghi scelti per l'occasione. Stasera lo possiamo proprio definire il concerto della ripartenza. Brani del Sabatum Quartet orchestrati per orchestra sinfonica, circa 30 elementi orchestrali, sempre alla solita garra, la nostra solita ferocia sul palco. Epidermicamente paralleli, mi piace definirli così, la musica colta ma non musica tradizionale, è la musica del Sabatum che prende spunto dalla tradizione, adopera strumenti di tradizione, utilizza il dialetto,
ma questi brani orchestrati per orchestra sinfonica ci siamo resi conto che le cose in comune sono tante. Sabatum Opera Symphony è il progetto artistico promosso e sostenuto in rete tra diverse associazioni che ha la finalità di recuperare e valorizzare il vastissimo e ricco patrimonio della tradizione musicale popolare regionale calabrese in chiave sinfonica, legando ad essa la scoperta dei luoghi storico-culturali della regione. L'idea di poter far dialogare linguaggi diversi è una particolarità che contraddistingue questo progetto, che nasce nel 2019 e chiaramente causa Covid poi è stato logicamente rimandato ad oggi, quindi al 2021. Le prossime date dei concerti saranno quelle del 30 luglio a Paterno Calabro in piazza San Francesco e del 31 luglio nel castello aragonese di Castrovillari.